Che posto è? La collocazione in pole position tra le candidature ai Razzie Awards e le pernacchie riservate ai peggiori film dell'anno la dicono tutta su Burlesque. Ciò nonostante il nuovo film con Christina Aguilera e Cher potrebbe, anche grazie alla presenza delle sue stesse protagoniste, rivelarsi un cosiddetto guilty pleasure, un piacere proibito, malgrado l'incasso americano sia fermo sinora a 32 milioni di dollari. Quant'è per Los Angeles? Dipende, andata e ritorno? Sta scherzando, vero? Christina Aguilera è una ragazza di provincia che sogna di essere qualcosa di più di una cameriera. Si reca a Los Angeles, dove entra per caso in contatto con un locale di burlesque, direttore Cher. Ma invece di dipingere sulla tela, ti dipingi la faccia. Il passaggio da barista a stella è tanto inevitabile quanto costellato di fatiche e delusioni. Giù il sipario, forza, andiamo. Come pure l'amore per il bel tenebroso Cam Gigandet. Su il sipario. Che dire, il film è costruito tutto intorno al talento e all'aspetto un po' poco naturale, per usare un eufemismo, delle due protagoniste. Cher è un'icona, ma è anche una donna molto forte, quindi possiamo solo guardare a lei con rispetto e ammirazione. In più, fuori dal set ci siamo anche fatte delle belle chiacchierate, ho potuto assorbire tutta la sua energia. Tu magst sie. Macht Spaß, ein Mädchen zu sein, oder? Sono stata sempre ispirata da me stessa, non sono certo stata ispirata da Mae West, anche se l'ho conosciuta ed era davvero qualcuno, ma credo che tutte noi siamo state ispirate dalle donne che abbiamo conosciuto nelle nostre vite. Penso a Barbara Stanwyck e Judy Garland. Tutte loro ci ispirano e noi, quando facciamo il nostro lavoro e siamo quelli che siamo, diventiamo un esempio a nostra volta per le nuove generazioni. Burlesque, come mostra la storia, saccheggia piene mani da tanto cinema, da cabaret a showgirls, e non brilla dunque per originalità. Non è del tutto da escludere però che possa comunque offrire un qualche piacere cinematografico per sorridere e magari con un pizzico di cattiveria sghignazzare sulle performance delle sue due patinate protagoniste. Allora, però a questo punto la domanda vera è: come andranno le cose in Italia? Che cosa prevedi, Alessandra? No, beh, non posso prevedere, però diciamo il film è abbastanza scontato, è insomma poco più di una favoletta che ricorda un po' Flashdance, un po' Pretty Woman, più i vari Chicago, Cabaret, eccetera. E però nello stesso tempo è anche piacevole, cioè non è che ti annoi, voglio dire, non c'è una scena in cui dici ah basta. E poi c'è sicuramente la curiosità di vedere Cher. La metamorfosi. Sì, perché diciamo, se sei in America vai a Las Vegas, lei ha uno show da vari anni e quindi diciamo in pubblico. In Italia era effettivamente tanto che non la si vedeva, al cinema sono più di 10 anni e quindi insomma c'è una curiosità. Cioè no. Lei è il chirurgo plastico, tu sei cioè, lei è il suo Fausto, hai anche tu questa curiosità di vedere Cher? No. Ho curiosità di vedere il film, perché questo in genere, cioè le cose che dici, cioè la favoletta, la musica, sì, Flashdance, cose eccetera, a me piace da sicuro. Sì, ma dico, è piacevole. Come vederla? Spezzi tu una lancia a favore. Maurizio, tu che ne pensi? Io sono d'accordo con Fausto, perché pure a me piace il genere. E tutto quello che viene detto così per scontato in realtà è fatto molto bene. La cosa più divertente per me, perché io sono dalla parte di Cher sempre e comunque, perché vedere una così autoironica che sa stare sulla scena ed è un animale palcoscenico, è che vale la pena vederla, perché si mangia Christina Aguilera completamente. E ricordando poi i bei film che ha fatto in passato e le canzoni che ha saputo interpretare, io trovo che sia un inno al saper vivere di questa donna che oramai è ultra sessantenne. Questa nonna. Sì, non si vede, diciamo, si vede. Perché ora noi non vogliamo entrare appunto in dettagli anagrafici che non sono eleganti, però è chiaro, non si vede, tutto sembra tranne che è una nonna, no? Giustamente, va bene. Allora, a proposito di Cher, un'intervista, dichiaro, ho accettato di recitare in burlesque perché il mio personaggio Tess ne ha viste di tutti i colori come me. Poi, sull'argomento di cui parlavamo, cosa la spinge alla sua età a esibirsi ancora ad affrontare il pubblico? Amo tutto quello che faccio nello spettacolo, bisogna guadagnare per vedere la famiglia, certo, ma non ho mai accettato una parte o altro contro voglia. Mi sono misurata con qualsiasi cosa mettendoci un entusiasmo inossidabile, quindi vedremo come andrà anche in Italia. A questo punto però sentiamo le curiosità dei nostri ragazzi e cominciamo da Virginia. Cher non solo ha preso parte al film in ogni parte, i vestiti se li ha portati da casa praticamente, perché facevano parte della sua collezione privata. E, ha scritto anche una delle scene, quella del trucco con Christina Aguilera. E, dice...
che riporta a una vicenda accaduta realmente alla madre, e in più per i vestiti sono stati spesi miliardi, e si calcola una stima di una tonnellata, quasi e mezzo, di Swarovski e vestiti disegnati per ogni ballerina appositamente anche sul tono della pelle. Vabbè, noto un pizzico di invidia, evidentemente sì. Anche tu avresti gradito, va bene, sì, Daria? Sì. No, io mi sono accorta che all'inizio del film, quando la nostra eroina sbarca a Los Angeles, si sentono le note di una celebre canzone di Marilyn Manson. Quindi forse è una piccola citazione a quella che è la vera regina del burlesque, ovvero la ex compagna di Manson, Dita Fontise. Chissà. Giulia? Io mi chiedevo, no, questo film che comunque sembra partire un po' zoppicante, addirittura definito versione camp di fantasia della Disney, io mi chiedo, Christina Aguilera, ma era il caso di sbagliare le parole dell'inno nazionale americano davanti a mezzo mondo al Super Bowl? Dovremmo ora chiamarla per far rispondere a questa domanda, Francesca. Io mi ricollego a lei perché appunto il film doveva essere per Christina Aguilera comunque un trampolino di lancio per comunque rivitalizzare la sua carriera. E invece appunto dopo il Super Bowl alcuni parlano addirittura della che la sua, dicono la carriera è finita. Sì, io carriera. Non credo, ecco, non so Cristina, sono falso, ciao. No, senti, qua stanno dicendo che stai affossando la carriera e che potevi aver imparato le parole meglio. Lo so, ti è scappato. Cosa risponde? No, dice anche la risposta. Va bene. Le sapeva le parole. E con questo chiudiamo il capitolo su Burlesque.